Siamo qua con Settimio Benedusi, fotografo. Ciao, come stai? Io alla grande, sono contento di essere qua, sono contento di venire a intervistare un fotografo che voglio di fare fotografia. Ma io moltissimo, cioè io, per me la fotografia è proprio la mia vita, la mia passione, io voglio... Perché? Io, cioè... È con te? Sì, è la mia... Valletta. Cioè, per me la fotografia è importante. La fotografia è importante, io vorrei proprio cambiare il mondo, migliorarlo. Ma non è mai pensato di fare altro. Cioè, tu sei proprio sempre stato fotografia. Sempre stato fotografo quando avevo 12 anni, fotografo le mie amiche, le mie amiche. E come è nata questa passione per la fotografia? C'è stato un amore a prima vista? Amore a prima vista. Mio papà mi ha dato una Rolleiflex 35. Classico, no? Con rullino, tutti là dentro, ho fatto la camera oscura, sviluppavo, stampavo. Ma quindi proprio la fotografia ha sempre fatto parte della tua vita e mai ne uscirà? Mai ne uscirà, assolutamente. Io morirò facendo foto. Un selfie, perché poi te sei uno che comunque con i social ha un rapporto eccezionale. Tu sei presente comunque sui social, curi te personalmente, sono molto attento, sbaglio? Sì, sbaglio? No, non sbaglio, sono molto orgoglioso di essere stato uno dei primi a aprire, forse il primo, non lo so, il blog mio dal blog 2003. Seguitissimo. Che va seguito. Poi si parla di tutto, dai tortini al cioccolato. Tutto. E non le mandi a dire? No. Cioè, i tortini al cioccolato ne sanno qualcosa, in questo senso. Certo. Le fotografie dei tortini al cioccolato. Sì. Sì, mi piace, non sono un uomo coraggioso, ma non so perché, ma quando scrivo mi viene da dire le cose che penso veramente, le dico. Hai un sacco di follower, Twitter, quali sono i tuoi social, Instagram, Facebook, credo che a memoria sei uno, hai più follower di tanti altri fotografi che magari hanno più seguito su altri social, mi viene in mente che è qua. Contro una 13-14.000 tua in questo momento, oggi che staranno salendo comunque perché sei uno che della fotografia ha fatto il suo credo, voglio dire. Come ci sei riuscito? Nel senso, è grazie alle fotografie, a quello che fotografi, perché diciamolo, fotografi. Belle donne. Possiamo dirlo in questo senso, fotografando delle belle donne è più facile. Cioè, da quel punto di vista la patata tira, la patata, ed è imprescindibile su questo. Sì, nel senso che allora, fin dall'inizio quando ho aperto il blog, il mio desiderio, il mio tentativo è sempre stato quello di fare il contrario di quello che ai tempi i fotografi non facevano, cioè condividere tutto quello che facevano, vedere i backstage, far vedere quello che succedeva, no? Condividere, la condivisione, no? Anche perché sarà banale, sarà stereotipato, però io penso veramente che se io una cosa la do alla mia valletta, io non c'ho più la cosa, ce l'ha la mia valletta. Se ho un'idea, la do a lei, io l'idea ce l'ho sempre, ce l'ha anche lei, me ne dà una, cioè la condivisione è importante. Voglio dire, in questo mondo dove è tutto condivisione, è tutto condividere, tutto social, nella fotografia invece non c'è mai stato questo social, è sempre stato ognuno tira col suo mulino in questo senso. No, invece devo dire che è una cosa positiva, sicuramente, senza alcun dubbio, dei social network è il fatto di questa apertura. Io mi ricordo negli anni 80 che a Super Studio entravi, fuori c'era scritto vietato entrare perché i fotografi non volevano far vedere i propri schemi luce, no? I segreti, queste cose qua. Io non c'ho nessun schema luce, cioè, non c'ho nessun segreto da nascondere, tecnico, ok? Quindi io ho fatto molti shooting in diretta live, cioè facendo vedere mentre lo facevo cosa succedeva. E sicuramente una cosa positiva di questi social, ad esempio, una cosa a cui tengo molto, che mi fa molto 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 piacere, è una amicizia che poi è diventata nel mondo reale con altri fotografi, che sicuramente è nata anche grazie ai social network, quindi... È bello poi quando il social sfocia nella vita reale, certo. Quindi... è bello avere gli amici virtuali, ma certo. Se poi non hai amici nella vita vera è tutto un po' sì, ma infatti la cosa che è veramente più
mi fa piacere, più mi riscalda il cuore in questi ultimi, diciamo, 5 anni, 7, 8 anni, è tutta una... sì, una volta il fotografo stava nel suo studio, vedeva gli altri fotografi magari al laboratorio, se si andava in un studio a noleggio, però comunque il fotografo era un solitario, no? Insomma, era un... Adesso c'è un interscambio forte e questo ha fatto in maniera tale che ad esempio sia nata una grande amicizia molto affettuosa e molto dolce con un sacco di fotografi amici, Tony Toriber, Giovanni Gastel, Efren Raimondi, ecco, Maurizio Galimberti, insomma, Franco Fontana, adesso mi dimentico sicuramente qualcuno, fatto. Però insomma è vasta la rete. Ma poi i fotografi tu nel... in genere nessuno si ispira a nessuno in questo senso. No, perdonami? Nessuno si ispira a nessuno nel senso in fotografia, ognuno cerca di fare la propria fotografia. Sì. Tu hai dei fotografi di riferimento o ai quali tu ti senti più vicino come stile, come rapporto, come...